Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo video news in cui voglio riportarvi le ultime novità che riguardano il DLC La Maledizione di Osiride. Ormai ci siamo, il 5 dicembre e il DLC è alle porte, non tutti però sono a conoscenza degli orari effettivi e visto che ancora mi arrivano delle domande ho deciso di portare direttamente questo video riepilogativo. Innanzitutto il DLC uscirà a tutti gli effetti alle ore 19, alle 7 di stasera, alle ore 17 però durante la manutenzione sarà già possibile scaricare i contenuti, quindi ci sarà il pre-download con soltanto 2 ore di anticipo di tutto il pacchetto aggiuntivo. Il peso complessivo dovrebbe essere di circa 6 giga, quindi bene o male iniziando a scaricarlo subito dovremmo essere tutti in grado di giocarlo per le ore 19. Altra domanda che mi state facendo a riguardo, no, stasera non sarò in diretta streaming per il semplice motivo che sarò all'evento di lancio alla Microsoft House, quindi a tutti gli effetti non potrò giocarlo al lancio. Domani pomeriggio però sarò in diretta, lo giocherò su PC e vi spiegherò anche il motivo. Nei giorni successivi poi mi vedrete in diretta streaming o sul mio canale o su quello di Eurogamer e vi dico già che sempre sul sito troverete anche la mia recensione, me ne occuperò io. Ultimissima informazione che volevo riportarvi in questo video, ieri Bungie ha rilasciato un ultimo trailer introduttivo per il DLC dove vediamo alcune delle nuove esotiche, quindi tra tutti i ricicli che ci saranno da Destiny 1 comunque ci saranno anche delle novità, che spero in tutta onestà siano più di un pezzo d'armatura per classe e un'arma, anche se le armi esotiche già di base comunque dovrebbero essere 2 inedite, e vengono mostrati alcuni scenari del nuovo Leviathan Slayer, il nuovo mini ride che potremo affrontare sempre sul Leviatano, e in apparenza le ambientazioni saranno ben più diverse rispetto a quelle in cui abbiamo già combattuto. Ad ogni modo ne sapremo di più, prima di introdurlo vorranno comunque mostrarlo e quindi non ci resterà che aspettare e come al solito sarò puntuale nel riportarvelo. Dunque da parte mia è tutto, vi ricordo niente stream questa sera, col lancio del DLC io sarò alla Microsoft House, se qualcuno di voi dovesse passare mi troverà lì, passate pure per un saluto e noi ci sentiamo alla prossima e domani pomeriggio in diretta. Ciao a tutti ragazzi!